name is Liz Truman. Janine Bradbury. I'm Celia. Charlie. Colette. My name is Andrew McLaughlin, and I went to the University of Wollongong in Australia. Hamburg in Germany. I went to KU Leuven in Belgium. Paris. The University of North Carolina. You should go because it will be the best experience of your life. It's an unmissable opportunity. It will absolutely open your eyes. Studying abroad fits into my degree. It doesn't add an extra year like other UK universities. Quelli che state ascoltando sono studenti che raccontano della loro esperienza di un anno di studio all'estero, perché di questo parliamo e lo facciamo grazie alla presentazione di un bando per selezionare le banche interessate a diventare partner di un'iniziativa che è appunto quella di offrire prestiti per gli studenti che scelgono di andare a studiare all'estero, prestiti agli studenti per frequentare le lauree specialistiche e master di primo livello. Con noi per capire meglio questa iniziativa, che siamo appunto agli step iniziali, però può avere ricadute importantissime, perché si parla di oltre 200.000 prestiti previsti, questa è la stima. C'è Claudia Peritore, responsabile del settore università dell'agenzia Erasmus Plus Indire. Ciao Claudia, benvenuta all'Altra Europa. Ciao, buongiorno, grazie. Allora, qualcosa insomma nel suo piccolo di rivoluzionario, si parla da anni, ovviamente da oltre 20 anni, di Erasmus, si parla di studiare all'estero, però si arriva a dare un ulteriore aiuto concreto agli studenti interessati a vivere questa esperienza. Esattamente, questa che si è appena aperta è un'altra delle grandi novità che sono state introdotte dal programma Erasmus Plus, il nuovo programma settennale della Commissione Europea per l'istruzione, che è partito nel 2014. Sì. Ora è partita quest'altra misura per attivare la garanzia dei prestiti per gli studenti che intendono svolgere un intero ciclo di studio in un altro paese rispetto a quello di residenza, soprattutto rispetto a quello dove hanno ottenuto il primo titolo di studio, ossia la laurea di primo livello, in modo da sostenere la possibilità della cosiddetta degree mobility, ossia un Erasmus diverso da quello che conosciamo tradizionalmente, non limitato temporalmente a massimo un anno, ma addirittura fino a 2 anni per conseguire il titolo di secondo livello. Mm-hmm. E quindi stiamo parlando di che ordine di cifre? Stiamo parlando, come hai anticipato tu, di circa 200.000 prestiti che potranno essere attivati grazie al 3,5% del budget totale per i 7 anni del programma Erasmus Plus che la Commissione Europea ha destinato per questa misura. Per attivare quindi la possibilità per gli istituti di credito interessati di fornire prestiti con tassi di interesse agevolati e più bassi rispetto a quelli di mercato per gli studenti, che avranno anche condizioni agevolate per la restituzione di questo prestito. Ad esempio, ci sarà un anno di tempo dal conseguimento del titolo prima di dover cominciare a restituire il prestito, quindi anche possibilità di inserirsi nel mercato del lavoro. Certo, gli studenti potranno far richiesta di prestiti con un tetto massimo di 12.000 euro per i corsi della durata di un anno o di 18.000 euro per quelli di 2 anni, ma tutto ciò sarà attivo da quando? Sarà attivo dalla metà del 2015, quindi è brevissimo, diciamo intorno a questo autunno gli studenti potranno avere già i nomi degli istituti di credito che sono stati garantiti dal Fondo per gli investimenti europeo, ai quali rivolgersi per poter richiedere questi prestiti, come ricordo nuovamente fino ad un massimo di 12.000 euro per un anno, fino ad un massimo di 18.000 euro per 2 anni, per coprire sia i costi di sostentamento durante la permanenza all'estero che i costi di iscrizione agli stessi corsi. Mm-hmm. Quindi adesso sono le banche che devono darsi da fare? Sì, in questa prima fase sì. Il bando che è stato aperto dal FEI e dalla Commissione Europea è rivolto alle banche, alle agenzie di credito, agli istituti finanziari, che potranno rispondere a questo bando fino al 30 settembre 2020. Naturalmente è aperto per tutta la durata del programma. Di anno in anno verrà data comunicazione degli istituti di credito selezionati e quindi da questo autunno 2015 sarà poi la volta degli studenti che finalmente potranno cogliere questa opportunità offerta dal programma Erasmus Plus.
Certo, quindi il requisito fondamentale è quello di iscriversi a un corso di studi che permetta di conseguire un titolo e si svolga in un paese diverso da quello di residenza e diverso da quello dove si è conseguita la laurea di primo livello, che ovviamente possono coincidere questi due paesi, giusto? Esatto, certo. E poi si fa la richiesta direttamente all'istituto e l'elenco di questi istituti e tutte le informazioni saranno reperibili dove? Saranno reperibili sicuramente sul sito del Fondo Europeo degli Investimenti, ma anche sul sito della Commissione Europea nella sezione dedicata al programma Erasmus Plus e nel sito dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire. Vorrei anche ricordare che gli studenti interessati dovranno essere iscritti ad un corso di secondo livello in uno dei 33 paesi partecipanti al programma Erasmus Plus, che sono gli stati membri dell'Unione con in più i paesi EFTA, la Macedonia e la Turchia. Ok, quindi insomma c'è comunque ampia scelta. Esatto, sì. Hai detto appunto i vari siti internet, ci vuoi ricordare un indirizzo in particolare che già i ragazzi o le ragazze interessate possano segnarsi? Vi ricordo www.erasmusplus.it, che è il sito internet del programma Erasmus Plus gestito in Italia dall'agenzia Indire, ISFOL e Agenzia Nazionale Giovani. Perfetto, grazie a Claudia Peritore, responsabile del settore università dell'agenzia Erasmus Plus Indire. Ci ritroveremo tra qualche mese per capire come appunto sta evolvendo il progetto. Grazie, benissimo. Buon lavoro. Ciao Claudia. Grazie mille a voi, ciao. Grazie.